Il museo immaginario. Il museo è un luogo affascinante, accogliente, capace di stimolare la mia creatività e curiosità. In questi giorni difficili, non potendo uscire di casa, mi consolo guardando immagini sui libri e sul web, costruendo nella mia mente un museo immaginario, abitato dai capolavori dei miei artisti preferiti. Davanti alla mia scrivania ho affisso su una piccola bacheca alcune immagini e cartoline di opere d'arte che ho raccolto in giro per il mondo. E questo mio piccolo museo immaginario mi ricorda la sala di casa Martelli, dove Antonio Marini ha riprodotto tutte le opere più note di Donatello, artista favorito dei Martelli. Nell'affresco il pittore ha rappresentato Donatello nella sua bottega, mentre mostra a Roberto Martelli il San Giovanni Battista, il San Giorgio di Orsa Michele, i putti per la cantoria e lo stemma della famiglia Martelli. Chiudo gli occhi e mi sembra di ascoltare il suono degli scalpelli, il chiacchiericcio degli allievi e la voce del maestro. Nella finzione del dipinto sono racchiusi nell'unico ambiente della bottega capolavori che oggi sono custoditi in diversi musei. Ecco quindi che nelle sale di casa Martelli si nasconde un vero e proprio museo immaginario.